Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Siamo appena usciti dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo BlackBerry Key One. Eccolo qui, molto bello esteticamente, il feeling della tastiera è davvero bellissimo. Tra l'altro potete utilizzarla in questo modo per navigare attraverso i menu. In più potete impostare delle lettere per ogni singola app, ma in questo momento non sono state impostate, non posso farvelo vedere. Ha anche i tasti, quelli di Android, per poter rientrare nel menu principale e vedere quali sono le app aperte in questo momento. Devo dirvi che mi piace molto, la parte retrostante è gommosa sul morbido andante, il feeling è molto bello e tenerlo in mano non sembra né troppo grande e assolutamente non scivoloso, quindi ottimo lavoro dal punto di vista costruttivo. La fotocamera posteriore è da 12 megapixel e il sensore è un Sony IMX378. Di fianco troviamo il doppio LED caldo e freddo, questo è il flash LED, scusate. Sulla parte laterale invece abbiamo il tasto di accensione e spegnimento dello schermo. Sembra essere un Type-C con i due speaker sulla parte posteriore e sul lato invece troviamo il bilanciere del volume. Chissà cosa sarà questo tasto, non si sa. Qui all'interno troviamo la SIM. Mi sembra un po' spesso, ecco, l'unica cosa è molto molto spesso. A parte in alto invece troviamo il jack per le cuffie. Però vi dirò, il feeling non è per niente male. Questa è l'app di Tech che serve per gestire la vostra sicurezza e privacy. È stata sviluppata da BlackBerry, ma vedremo poi più a fondo il suo funzionamento reale. Altra cosa. Non lo so, niente, abbiamo pochissimo tempo e c'è troppa musica. Comunque, avremo occasione, spero, durante il resto del Mobile World Congress di dargli un occhio più da vicino. E vediamo un attimo la fotocamera com'è. La qualità non sembra male, eh? Anzi, per niente. Comunque va bene, avremo più possibilità di vederlo nei prossimi giorni. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Bacio, ciao!